per la vostra riflessione, la riflessione che avete condotto in questa settimana, in queste settimane con i docenti e gli ospiti invitati. Come diceva giustamente Serena, è un po' difficile, come dire, definire il mio lavoro, ma perché innanzitutto è un lavoro in cui la pratica e la teoria non si scindono. La mia credo che sia una ricerca in practice, in cui la dimensione speculativa e la dimensione pratica si sono intrecciate nel corso del tempo, a partire appunto dal 2003, come faceva accenno in sede di presentazione Serena. E quindi probabilmente varrà la pena di, come dire, parlarvi del mio percorso utilizzando una chiave narrativa diacronica, e quindi in qualche modo partendo dalle origini di questa ricerca, che appunto comincia nel 2003 in questo borgo spero riusciate a visualizzare la presentazione, in questo borgo della parte orientale dell'Irpinia. In realtà non si tratta di Irpinia vera e propria, ma è una regione, insomma, in cui c'è l'Irpinia confina con il Sannio, Beneventano, quindi siamo in una zona ibrida anche dal punto di vista proprio dell'insediamento antropico, perché è una zona contemporaneamente rurale ma anche urbana. Siamo al centro delle province di Benevento, Avellino, Caserta e a poca distanza anche da Napoli e da Salerno, quindi una sorta di punto baricentrico in Campania. E in questo borgo, diciamo così, che è ai piedi del parco regionale del Partenio, quindi è una zona anche un'area montana. Nel 2003 abbiamo cominciato questo lavoro fondando un festival di arti digitali e di musica elettronica che si chiamava Interferenze e che diciamo, la cui, diciamo così, la cui creazione, la cui ideazione è stata direttamente legata a semplici motivi proprio di passione di carattere estetico per quello che stava avvenendo in quegli anni, in certi ambiti della musica elettronica sperimentale. Parlo di generi come glitch, come l'ambient, come la minimal techno e dell'opera di etichette come la Raster Noton, la Touch e tante altre. E quindi l'idea era proprio quella di portare nel luogo in cui vivevo, in cui vivo ormai da quasi 30 anni, insomma, la mia famiglia è originaria di questo luogo, però ci sono tornato poi, insomma, in giovinezza, diciamo così, e mi sono, insomma, chiaramente stabilito qui. Ho qui la mia famiglia, i miei figli vivono qui, insomma, e ho deciso di rimanere e lavorare in questo luogo. E dicevo, quindi, l'idea era quella proprio di portare qui, insieme a un gruppo di amici con cui avevamo condiviso questa esperienza, gli artisti che, insomma, ascoltavamo soprattutto in quegli anni attraverso insomma, i CD. Erano gli anni, diciamo così, non ancora chiaramente dell'online culture, ma erano gli anni in cui la digital culture era legata, diciamo così, alla diffusione della musica in supporto CD. E quindi, insomma, abbiamo cominciato in qualche modo per diletto, però poi abbiamo scoperto che anche, insomma, questo interesse per le musiche elettroniche poi si estendeva anche alle arti digitali tout court, quindi alle forme interattive di software art, di net art. Insomma, abbiamo cominciato un percorso di ricerca che parallelamente, diciamo così, studiava
queste forme estetiche che in quegli anni si affacciavano anche sul proscenio delle mostre, dei festival in diverse parti d'Italia. Io penso all'importanza che hanno avuto in Italia festival come Dissonanze a Roma oppure Sintesi a Napoli. E dall'altra parte invece però progressivamente, riflettendo sul fatto che questo progetto era radicato in un territorio rurale, diciamo, abbiamo cominciato a immaginare, quindi in qualche modo questo progetto si distingueva dagli altri, da tutti gli altri che invece avevano radicamento in una dimensione metropolitana, cosmopolitana, e abbiamo insomma cominciato a riflettere sul format, sul progetto, sull'idea stessa del progetto, sul fatto che in qualche modo esso potesse diventare una sorta di laboratorio di sperimentazione non solo sul territorio in cui il progetto stesso insisteva, ma anche poi più in generale sull'idea stessa di ruralità a partire appunto dalla nostra esperienza locale, ma poi estendendola in connessione, in intersezione con altri territori rurali. E quindi queste sono un po' vi mostro un po' di immagini dalle prime edizioni del Festival 2003-2004 che si sono svolte in un'area che era un ex tabacchificio di San Martino Valle Caudina, e quindi diciamo così aveva una dimensione più di archeologia industriale il progetto, che ha cominciato insomma ad essere fortemente radicato anche nei territori circostanti. C'è stato un grosso interesse che ha creato una community fisica, diciamo così, prima che virtuale. E poi, insomma, dopo le due edizioni 2003-2004, abbiamo deciso di spostarci al centro del paese, quindi creando, nel centro storico del paese, quindi creando questa sorta di spazio in cui gli abitanti del centro storico si incontravano con gli artisti, con il pubblico, e quindi creando una sorta di sagra del digitale in pieno centro storico. Queste sono delle immagini appunto dalla terza edizione del 2005 del festival. Successivamente, questa è ecco, un'immagine della parte installativa del festival che si teneva all'interno di un vecchio mulino ad acqua sul fiume, sul torrente, retrostante appunto il centro storico. E poi nel 2006 abbiamo deciso di spostare il festival nell'area montana, quindi nella foresta, in una zona che era coincideva con un'azienda agricola in cui insomma c'è produzione anche attualmente di castagne, di miele, di formaggi, ma a 5 km praticamente dal centro abitato, e quindi creando questa sorta di area ibrida in cui ecco abbiamo collocato schermi nei boschi, installazioni interattive, abbiamo svolto workshop di robotica legata alle energie solari, diciamo sì, è forse il momento in cui il nostro progetto ha fatto un salto di qualità a livello di grandezza di scala, perché abbiamo ospitato in questi 3 giorni oltre 3.000 persone che sono venute a visitare il festival e che insomma hanno occupato le aree dei campeggi. C'era anche un campeggio, c'era tutta l'area del centro storico, in qualche modo era adibita all'accoglienza delle navette. Portavano gli spettatori nell'area del festival e insomma abbiamo cominciato proprio in edizione a sperimentare anche la possibilità di svolgere delle micro residenze. Quindi accanto diciamo agli artisti più diciamo conosciuti dal pubblico nostro di riferimento,
e noti, appunto, molto noti in contesto internazionale, abbiamo che comunque insomma portavano le loro performance all'interno del festival, abbiamo cominciato anche a immaginare la possibilità di creare delle relazioni, delle connessioni con il territorio locale attraverso appunto dei progetti di residenza. Questo è uno dei progetti di residenza che Fertigung Fond Valle Caudina. Valle Caudina chiaramente è l'area, la valle in cui il festival insomma, è stato creato, in cui appunto Ulrich e Cassie Androyer, che sono due fratelli, due artisti sonori. Ulrich, tra l'altro, è uno dei membri della Vegetable Orchestra, che è l'orchestra appunto viennese che produce composizioni musicali attraverso il suono dei vegetali, delle verdure, dei tuberi. E insieme al cuoco austriaco Philipp Furtenbach hanno realizzato questo progetto di zuppa, diciamo così, che è stata realizzata con elementi recuperati nel territorio, cibi, verdure, pollame, acqua, eccetera. Hanno creato questa zuppa che diventava una sorta di installazione basata sul concetto proprio di addensamento, perché la zuppa è cotta per oltre 3 giorni e i visitatori potevano in qualche modo visitarla, cioè visitare quest'area, assaggiare la zuppa, ma contemporaneamente farne anche una degustazione sonora, perché il processo era registrato in tempo reale, riprodotto attraverso un sistema di speaker surround. Quindi era anche un po' un modo, ecco, per realizzare una sorta di scultura sociale basata sul suono, in cui appunto il valore del tempo, l'importanza del concetto di lentezza e il senso del luogo diventavano, diciamo, elemento importante. Qui ancora altre immagini da workshop che abbiamo fatto, sempre nell'area della foresta, anche con dei bambini. E qui invece, qui passiamo già alla seconda fase del nostro lavoro, perché dopo il 2006 decidiamo di lasciare San Martino Valle Caudina e di cominciare anche a estendere il nostro lavoro più ad oriente, quindi nell'Irpinia vera e propria, in cui appunto organizziamo questo progetto di residenza che si chiama Mediaterre Volume 1, questo progetto che è organizzato dal Gal Cilsi di Lioni, in cui ci siamo occupati della produzione artistica, della produzione esecutiva, di tutto il lavoro della curatela. Abbiamo invitato 14 artisti audiovisuali, quindi 7 artisti audio e 7 artisti video. Li abbiamo invitati appunto a visitare l'Irpinia, e in particolar modo nell'area che va da Montemarano fino a Calitri, a Bisaccia, lavorando sulla tradizione musicale della tarantella del Carnevale di Montemarano, che è una delle tradizioni musicali più importanti nel sud di Tarantella, nel sud Italia. E quindi un elemento importante anche dal punto di vista proprio della ricerca etno-antropologica legata al suono, alle tradizioni. E questi artisti, accompagnati dal gruppo di lavoro in questa residenza, hanno fatto esperienza del territorio, hanno lavorato anche sul carnevale, e alla fine hanno prodotto sette lavori audiovisivi che sono stati poi pubblicati, diffusi in DVD attraverso la rivista Blow Up in oltre 10.000 copie. Queste sono ancora delle immagini, questa è la grotta dei formaggi di Calitri, invecchiamento del caciocavallo, ancora altre immagini dalla residenza. E questa è la serata di presentazione dell'evento al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, la serata finale. Poi, diciamo, insomma, dopo il 2007 abbiamo avuto un attimo come dire, di ripensamento su
anche su una, proprio sulla struttura del progetto, sia dal punto di vista proprio strettamente, come dire, anche di riorganizzazione finanziaria, perché insomma, fino ad allora eravamo riusciti a lavorare anche con i fondi pubblici, ma dopo il 2008 chiaramente tutto è cambiato e quindi abbiamo dovuto riorganizzarci da quel punto di vista, ma anche poi abbiamo fatto una riflessione profonda sul senso del lavoro e sui primi anni di attività, su quello che avremmo potuto cambiare, su come avremmo potuto, diciamo, ridisegnare anche il senso del nostro progetto. E però, insomma, ancora le risonanze dell'edizione 2006 del festival, che aveva avuto comunque una notevole eco anche a livello internazionale, chiaramente attraverso i canali di comunicazione, che noi avevamo anche costruito con le ambasciate, con gli istituti di cultura, perché insomma il Festival 2006 Naturalis Electronica, quello era il titolo, il sottotitolo, quello organizzato nella foresta, insomma aveva visto la partecipazione di quasi 60 artisti da diverse parti del mondo e quindi chiaramente questo tipo di connessioni ci hanno portato anche a intrecciare rapporti di tipo istituzionale con istituti di cultura, ambasciate, dei paesi dai quali gli artisti provenivano. E quindi questa risonanza lunga ha portato anche molto interesse, per esempio in Giappone, dove poi siamo stati invitati nel 2010 a organizzare un'edizione del nostro festival a Tokyo, ad Harajuku, edizione curata da Yukiko Shikata, in cui appunto abbiamo riproposto una serie di temi, di pratiche artistiche che avevamo già sperimentato qui da noi in Irpinia, in Giappone. E poi lo stesso anno, qualche giorno più tardi, abbiamo tenuto l'ultima vera edizione del festival a Bisaccia, nel castello ducale di Bisaccia, e qui il sottotitolo era Rurality 2.0, quindi anche qui, diciamo così, sull'onda poi delle discussioni cominciate qualche anno prima, sviluppatesi nel tempo e poi anche con un eco internazionale, come abbiamo appena visto, l'idea di mettere in discussione il termine rurale, ruralità, anche attraverso una serie di incontri, di panel e di confronti tra esperti, insomma, che in qualche modo provenissero anche da contesti diversi rispetto a quello dell'arte in senso stretto. Ma anche dall'ambito sociologico, della sociologia digitale, dell'antropologia, della gastronomia, insomma, queste sono altre immagini dalle serate di performance del festival, ma l'elemento del cibo e della gastronomia locale è sempre stato un elemento insomma, molto forte nelle nostre ricerche, perché insomma è l'elemento dominante anche delle culture locali, insomma, con le quali ci siamo relazionati. Qui, per esempio, siamo in un momento importante di quell'edizione del festival, che era la performance di Enrico Ascoli e di Pompeo Limoncello, che è un cuoco irpino. Enrico Ascoli invece è un artista sonoro torinese, adesso vive tra Torino e Parigi, che realizzano questa performance food job in cui preparano questo piatto della cucina irpina, che è il baccalà alla gualalegna, e quindi questa preparazione diventa una sorta di performance anche sinestetica e basata anche ovviamente sull'aspetto sonoro.
Qui ancora immagini da altri progetti di ricerca poi legati sempre al Festival 2010, questa residenza del 2011 dell'artista giapponese Yasuhiro Morinaga in Irpinia, e poi qui nel 2012 continuiamo in questa ricerca, questa volta lavorando sul vino, e con l'artista, con l'enologa neozelandese e artista sonora Jo Burzynska, nella quale sviluppa un progetto di ricerca sensoriale sulle frequenze sonore dei vini irpini. Questo avviene nell'edizione di questo festival che si chiama Farm Interferenze, che si è svolto nell'area di Tufo, nell'area di produzione del vino, del bianco, del greco di Tufo, di OCG in Irpinia. Ricerca poi, diciamo, presentata anche in un contesto poi di workshop finale con degli spettatori, una sorta di degustazione in cui diversi sensi sono stati coinvolti. Insomma, poi abbiamo scoperto che a diverse tipologie di vini corrispondono anche diversi tipi di frequenze sonore, quindi è possibile degustarli anche dal punto di vista proprio sonoro. Successivamente nel 2013 ci spostiamo nell'area del Barsento, per questo invitati dal GALB delle Terre dei Trulli e del Barsento per questo progetto che chiamiamo Barsento Media Scape. Anche qui l'idea è quella di condurre degli artisti in un processo di conoscenza e di sperimentazione del territorio, sul territorio stesso, in un'area, diciamo, che presenta delle caratteristiche anche diverse dal punto di vista proprio economico e culturale rispetto a quelle in cui abbiamo operato fino a quel momento. E insomma, anche lì abbiamo avuto poi la serata finale di presentazione di questi lavori realizzati da artisti, soprattutto sonori, al Teatro Rossini di Gioia del Colle. Lo step successivo del progetto è, diciamo così, legato a quest'area che è il Fortore. È una microregione che si trova al confine, esattamente all'intersezione tra Molise, Puglia e Campania, per il progetto Liminare. Il progetto Liminare nasce nel 2014 ed è un momento ulteriore rispetto, segna un approdo ulteriore rispetto a quella riflessione di cui vi parlavo qualche minuto fa. Innanzitutto, l'idea è quella di andare a lavorare in questa enclave territoriale, in questo contesto che ha veramente delle caratteristiche di marginalità, per certi versi estrema. È una regione questa, una microregione che è poco conosciuta anche dagli abitanti, campani, per esempio. Pur essendo a 2 ore e mezza di auto da Napoli, e ha caratteristiche particolari dal punto di vista proprio dell'isolamento, dovute non solo a motivi di carattere infrastrutturali, perché insomma in questa sorta di arcipelago di borghi è complicato anche insomma, viaggiare da un borgo a quello vicino. Le distanze sono enormi, sono rese enormi appunto dalle condizioni delle strade. Gli abitanti che vivono appunto in queste microcomunità non comunicano con quelli o comunicano raramente con quelli dei borghi vicinori. E anche poi è resa, cioè questo isolamento è anche accentuato da motivi di carattere orografico, perché siamo esattamente alla metà, della dorsale appenninica tra Tirreno e Adriatico, siamo proprio in una posizione equidistante e diciamo, l'area è popolata da rilievi, il paesaggio è molto, insomma, l'orizzonte è molto, come dire, è
caratterizzato da forti dislivelli, pendenze, presenze di barriere che in qualche modo rendono ancora più difficile la comunicazione tra i luoghi abitati di questa regione. E poi una regione, questo va detto, però, che insomma, povera senz'altro dal punto di vista economico, che però, diciamo così, negli ultimi 30 anni ha attratto l'interesse delle grosse compagnie di energia eolica, che hanno impiantato un numero impressionante creato un numero enorme di parchi eolici, un numero impressionante di impianti. Quindi il paesaggio negli ultimi 30 anni è cambiato completamente. E perché, insomma, siamo in una zona probabilmente tra le più ventose d'Europa, non solo d'Italia. Quindi qui cominciamo, in quest'area, in questi paesi che sono San Marco dei Cavoti, Baselice, Montefalcone di Valfortore, Molinara, Foiano di Valfortore, cominciamo questo progetto che nasce, diciamo così, con dei gruppi locali, in maniera cercando di sperimentare anche delle dinamiche di tipo orizzontale, in cui ecco, si può, abbiamo deciso di lavorare proprio con dei gruppi di giovani, di ragazzi che hanno deciso di tornare dopo essersi formati fuori nelle grandi città italiane, hanno deciso di tornare per reinvestire il proprio futuro in queste aree, tra questi giovani, insomma, ci sono anche dei gruppi che lavorano, di ragazzi che lavorano a dei progetti e delle start-up di comunicazione. Con loro abbiamo, diciamo, creato questa idea di progetto di Liminaria, quindi legata innanzitutto a uno storytelling digitale all'inizio di questa regione rurale, e all'idea appunto che attraverso la narrazione aumentata dei social media e degli strumenti dei linguaggi del digitale si potesse in qualche modo, ecco, rendere centrale un territorio che è estremamente marginale. Quindi abbiamo, diciamo così, lavorato sulla sperimentazione di idee, di formati che supportassero questa idea. E abbiamo anche deciso poi, diciamo, di non lavorare più ad eventi puntuali, a festival nel corso dell'anno, che potessero avere uno o 2 volte all'anno, ma allo stesso tempo abbiamo deciso di lavorare con le scuole, quindi di attivare processi anche di tipo educativo con le scuole locali, e quindi laboratori e workshop nel corso dell'anno, di digital storytelling, di open hardware, di decoder dojo, cercando appunto di creare anche un'idea di progetto che si basasse sul principio dello scambio equo tra artisti, comunità, staff, che insomma, devo dire, è andato avanti per diversi anni, fino al 2018 almeno, perché abbiamo, adesso poi ve lo racconterò, abbiamo terminato la prima fase del progetto nel 2018, adesso stiamo riorganizzando una seconda. L'abbiamo fatto appunto anche pensando all'idea che si potesse lavorare con dei budget veramente molto bassi, ma appunto sull'idea che ci fosse uno scambio e che tutti i partecipanti al progetto potessero mettere qualcosa per poterlo rendere sostenibile. Queste sono delle immagini della residenza artistica del 2015, perché poi il progetto aveva diverse parti, diciamo così. Una parte appunto legata alla dimensione della relazione con le scuole, quindi con i workshop, con i laboratori nel corso dell'anno, un'altra parte legata appunto ad azioni proprio culturali sul territorio, con le associazioni locali, con gli agricoltori,
E poi, diciamo così, l'idea è sempre quella di era, è sempre stata quella di lavorare attraverso il suono alle residenze artistiche, perché vedremo e ne parleremo nella fase finale di questa presentazione. La specificità di questi progetti è proprio quella di utilizzare il suono e l'ascolto nella relazione con questi territori. Queste sono ancora altre immagini da eventi dell'edizione 2015. Questi sono anche ovviamente i talk di cui vi parlavo precedentemente, in cui in questo per esempio abbiamo lavorato anche a una decostruzione dell'idea del museo di civiltà contadina, che è quello attraverso il quale, diciamo così, le comunità locali cercano di in qualche modo di conservare l'identità delle tradizioni legate anche al passato, e quindi l'idea di poter mettere in discussione diciamo la natura nostalgica e statica di questo tipo di processo di museificazione. E qui ecco un'idea, un'immagine, come dire, che ci dà il senso di questa idea di scambio. È l'allora sindaco di San Marco dei Cavoti, che della mensa della scuola porta i prodotti del suo orto e cucina per gli artisti. L'ha fatto per diverse sere, trattenendosi con noi, con il gruppo di lavoro di Liminare, che è qui seduto a tavola con gli artisti. L'edizione 2016 è quella in cui cominciamo a parlare di rural futurism, quindi della possibilità per le aree rurali che sono destinate nelle narrazioni della modernità ad essere condannate all'oblio, all'abbandono e alla scomparsa, di invece immaginare futuri possibili. Questo percorso poi ha un suo approdo finale, come accennava rapidamente Serena in apertura, con il manifesto del futurismo rurale, del quale parlerò tra poco. Ancora immagini dall'edizione 2016 di Liminaria. Qui abbiamo due artisti sudamericani, che sono Fernando Godoy Visitando Macondo dall'Uruguay. Fernando Godoy è cileno, è direttore del Festival Tsunami, in residenza, e qui una performance nel borgo più piccolo della Campania, che è Ginestra degli Schiavoni, circa 400 abitanti. Nel 2017 decidiamo di esplorare il tema delle coesistenze, lavorando soprattutto sull'idea di dark ecology sviluppata da Timothy Morton, e di come questa ecologia delle coesistenze trova processi di riconfigurazione nelle aree rurali contemporanee. Questa è una immagine della presentazione del progetto a Montefalcone di Valfortone, nella chiesa di San Filippo Neri, insomma, chiaramente di una serie di video che poi abbiamo sempre realizzato in tempo reale nel corso dei festival estivi, in cui abbiamo raccontato appunto della popolazione, del territorio, dei luoghi, e che hanno fatto parte di quel lavoro appunto di comunicazione di cui vi parlavo precedentemente, in cui appunto condensato in pochi giorni sui social network il Fortore diventava, all'interno dello spazio dei media, un territorio che aveva una sua visibilità. Ancora un'immagine, un'installazione sonora di Liminaria 2017 a Montefalcone di Valfortore. Questa è l'ultima edizione tenuta nel 2018, in cui abbiamo deciso di uscire dal territorio del Fortore in senso stretto, almeno quello beneventano, e allargarci ad altri territori. Quindi il progetto ha avuto delle appendici in un'altra zona del Sannio, che il comune di Guardia San Framondi, nell'area quasi nell'area del Titerno, nel Fortore molisano a Riccia, quindi in Molise, in Cilento a Sapri, e infine abbiamo chiuso
l'edizione 2018 di la prima fase del nostro progetto, partecipando come evento collaterale a Manifesta 12 a Palermo, dove abbiamo lavorato in un contesto urbano, un contesto marginale, perché abbiamo lavorato nei due quartieri di Brancaccio e di Ciaculli, e quindi poi presentando alla fine, nel corso di un evento conclusivo, i lavori svolti con gli artisti e gli esiti di ricerca di un percorso appunto durato 5 anni. L'approdo finale è stato, o meglio, insomma, non direi finale, ma diciamo così parziale di questo percorso, è sicuramente il manifesto del futurismo rurale che abbiamo presentato ufficialmente nel 2019 in un tour che abbiamo svolto tra Australia e Nuova Zelanda, che è cominciato ad Auckland, all'Audio Foundation di Auckland, poi all'Università di Otago, al Politecnico di Otago, a Dunedin nel sud della Nuova Zelanda, ed infine in due incontri che abbiamo tenuto alla UNSW, Università del New South Wales a Sydney, e in una mostra e in un incontro all'RMIT di Melbourne, Università di Melbourne, e appunto con l'inaugurazione di una mostra sonora, di arte sonora sul manifesto del futurismo rurale, appunto tenutasi all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, tra luglio, l'abbiamo inaugurata a luglio e poi si è chiusa a ottobre del 2019. Il manifesto del futurismo rurale è un documento, appunto, che, come dicevo in precedenza, nasce come esito, uno degli esiti della ricerca svolta da Liminaria, una ricerca svolta da curatori, da artisti, da studiosi, ma anche dalle comunità locali. Cioè, un dialogo, questo è un processo di discussione che abbiamo attivato con diverse componenti anche delle realtà locali, delle comunità rurali, che appunto ha portato alla stesura di questo documento, scritto da me e da Beatrice Ferrara, che ha co-curato con me Liminaria dal 2016 in poi, e che insomma è basato su 10 proposizioni legate a questa idea che appunto le comunità rurali destinate nella lettura, una lettura di carattere appunto metropolitano e cosmopolitano alla scomparsa, invece abbiano la possibilità di rideterminare, riconfigurare, immaginare dei futuri. E chiaramente questa idea è basata soprattutto, insomma, il termine futurismo chiaramente ha una connotazione anche in qualche modo che potrebbe sembrare fuorviante, ambigua, se si pensa al futurismo italiano come avanguardia storica, ma in realtà, diciamo così, condivide dal punto di vista epistemologico la sua ragion d'essere, soprattutto con i futurismi minori di ambito postcoloniale, penso all'afrofuturismo, per esempio. E quindi condivide con queste teorie, con queste idee, diciamo così, culturali, anche una base, diciamo, di in qualche modo di decostruzione delle visioni, delle narrazioni che della ruralità, per esempio, nella fattispecie, sono state trasmesse, vengono trasmesse dalla modernità. E quindi queste 10 proposizioni sono state, diciamo, inserite in questo documento che è presentato in questo tour in Oceania, poi adesso sta avendo una successiva rielaborazione in traduzione in diverse lingue. Al momento abbiamo avuto delle traduzioni in cinese mandarino, in giapponese, in
vabbè, in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco. Insomma, siamo in questa fase adesso di espansione, di condivisione del documento. E contiamo, diciamo così, nel corso del prossimo anno di pubblicare il manifesto anche ufficialmente in un numero cospicuo di idiomi, attivare in questo modo anche un processo di riflessione, di condivisione su scala internazionale su quelle che sono le idee centrali sulle quali il manifesto è stato costruito e che nascono, una delle proposizioni fondamentali del manifesto è proprio questa, il fatto che la ruralità, per l'esperienza che ne abbiamo fatte nel corso del tempo, sia nei progetti, durante i progetti che abbiamo realizzato, ma anche poi nelle presentazioni dei progetti che abbiamo fatto all'estero, in contesti accademici, di confronto all'interno di istituzioni pubbliche e private, dalla Corea fino all'America Latina, fino al Canada, fino all'Islanda. L'idea appunto che ultimamente l'Australia e la Nuova Zelanda, l'idea era quella di una possibile definizione del concetto di ruralità e alla fine, insomma, la conclusione alla quale siamo arrivati, e che è anche un approdo momentaneo in questo processo, che comunque è un processo lungo dal punto di vista proprio dello studio e dell'epistemologia, che la ruralità non possa essere assolutamente una categoria geografica, ma invece una posizione politica. E chiudo con, almeno questa prima parte della presentazione, con appunto ritornando all'idea dell'esplorazione sonora di questi luoghi. L'approccio che abbiamo sviluppato nel corso del tempo è un approccio che diciamo, così, parte e affonda le sue radici in questa idea di acustemologia. L'acustemologia, che è una sorta di definizione che viene data prima dall'etnomusicologo Steven Feld, e poi viene rielaborata in chiave più politica di politica dell'ascolto dalla ricercatrice australiana Anya Kangiser, e che appunto è la possibilità di conoscere, di inferire, di decodificare, di decostruire i processi materiali legati all'economia, alla politica, al capitalismo contemporaneo attraverso l'ascolto. Quindi l'ascolto come strumento, come linguaggio, come dispositivo critico che permette la conoscenza di questi processi. E quindi l'ascolto che diventa potente mezzo di esplorazione, anche rispetto a processi, come dire, che possono sembrare processi su livelli di scala più piccoli oppure più lenti. Chiaramente ascoltare la trasformazione di una città in una megalopoli come può essere Hong Kong oppure Singapore è esercizio probabilmente meno complesso perché insomma è più evidente anche al senso dell'udito rispetto invece alle trasformazioni che un territorio rurale come il Fortore ha avuto negli ultimi anni. Eppure, diciamo così, attraverso l'ascolto siamo riusciti a lavorare appunto sulle disparità, sulle disuguaglianze legate al processo di installazione degli impianti eolici su larga scala nel territorio del Fortore, che hanno portato, diciamo, a una deprivazione del paesaggio per le comunità locali a fronte invece di ritorni, di una non equa ridistribuzione delle ricchezze portate dalle compagnie e dell'eolico sul territorio e per le comunità stesse. Quindi abbiamo lavorato con gli artisti nel corso del tempo anche a questo tipo di dinamiche, sempre attraverso
tenendo chiara l'idea appunto che il territorio rurale potesse diventare, ecco, abbiamo detto in passato, un nuovo medium che mette in comunicazione le persone sul territorio, non diciamo invece un territorio da vendere, ecco, nell'ottica di un marketing territoriale, ma appunto un luogo di fruizione di un'esperienza complessa che nell'incontro tra artisti, comunità, diciamo così, diversi livelli locale, sovralocale, internazionale, potesse portare nella ricombinazione degli elementi che già esistono sul territorio stesso a un'idea di territorio rurale come un luogo dinamico, come un luogo non legato appunto a un'idea nostalgica, passata, a una qualcosa che è morto e non potrà più tornare ciò che è passato, ma invece un luogo che trova il suo spazio, la sua potenza, anche l'affermazione della sua esistenza come componente attiva dei processi su scala globale. E quindi questa è l'idea anche che deve molto alla riflessione di Ian Chambers e alla sua idea di critical rurality, no? Di questa ruralità come luogo dinamico, luogo di incontro di idee, di flusso di idee, di corpi, di culture, che in qualche modo è alla base poi della riflessione stessa che abbiamo fatto, come in cui il territorio rurale appunto diventa la base, è il nucleo sul quale abbiamo costruito il manifesto appunto stesso del futurismo rurale. Io diciamo avrei concluso, almeno per questa prima parte, non so, insomma, se vogliamo, se ci sono delle domande, delle riflessioni. Vogliamo fare un primo giro di domande? Sì, dai, così ti lasciamo anche riprendere un po' fiato, forse. E, beh, intanto grazie mille, cioè già solo questa prima parte ha aperto una serie di questioni non da poco. E, non so se tra noi presenti o fra chi è online, vedevo Chiara Bignami prima che commentava in chat, insomma, come al solito avete possibilità di intervenire, fare domande e così via. A Chiara è piaciuta l'idea della zuppa. Era anche buona, devo dire. Era semplicemente un sottolineare l'originalità e il valore di questa idea, di questo progetto ampio che hai descritto, molto molto bello. Io spero che si sia riuscito a capire cosa abbiamo fatto in questi anni, perché Certo. ti confesso che è stata sempre la difficoltà più grossa che abbiamo avuto quando abbiamo anche, come dire, interloquito con le istituzioni locali, con gli stakeholder. È sempre un po' complicato far capire che il progetto è un progetto molto complesso, diciamo così. Grazie. Quindi spero che almeno questo si sia un po' capito dalle mie parole. Indubbiamente. Secondo me la questione zuppa era particolarmente interessante. Scusa, c'è una connessione con la lezione di ieri. Tu parlavi della sagra del digitale, no? Cioè, mi piaceva questa caratteristica che sembrano avere i vostri lavori, che tengono insieme qualcosa di cui parlava ieri Isacco, cioè il fatto di avere qualcosa che mette a proprio agio e qualcosa che invece mette a disagio, no? E quindi questo giocare fra due elementi, e quindi voi avete, che ne so, musica elettronica nel paesino sperduto nel bosco accanto al paesino, ancora di più. E poi però no, ricominciamo a lavorare partendo anche dalle tradizioni locali, da un senso dello stare insieme che è tipico di quei luoghi, no? Del mangiare e così via.
Sì, l'idea è quella un po' di tradurle queste tradizioni, no? Attraverso i linguaggi del digitale. Questa è una delle domande che mi hanno sempre fatto ovunque sia andato a presentare il progetto, soprattutto all'estero. Ma non è una contraddizione il fatto di lavorare con i linguaggi della contemporaneità per preservare le tradizioni? In realtà invece io credo che sia l'unico modo per poterle preservare, quello di tradurle attraverso visioni, prospettive e linguaggi contemporanei, e in qualche modo le riscrivono, le rispettano e le comunicano in maniera diversa, indubbiamente, ma credo efficace, immagino, spero. Sì, secondo me potrebbe avere molto senso anche rispetto al dialogo con le comunità locali, a cui appunto, sì, cioè mi sembra che manteniate il ruolo dell'arte come, diciamo, scossone che deve arrivare anche, no? A rimettere in discussione delle cose che si danno ormai forse eccessivamente per scontate, però al tempo stesso di mantenere questa connessione con un lessico, con dei temi che vengono riconosciuti come familiari. E secondo me, insomma, questa è un'ottima chiave per rapportarsi con un territorio. Però appunto poi insomma, l'altra mia domanda sarebbe che tipo di feedback avete avuto, che tipo di problemi avete avuto, anche le difficoltà e così via. Però non so se magari questo succede in una seconda parte della lezione o se invece ci vuoi dare una prima risposta adesso, ecco. Sì, no, allora è chiaro che, diciamo, vabbè, questa è una storia molto lunga, perché il progetto è lungo, i luoghi sono diversi, insomma, è chiaro che è una storia anche di conflitti e non solo, diciamo, di feedback positivi. Feedback positivi ci sono stati belli, perché poi alla fine anche dal nostro lavoro di disseminazione sul territorio sono nati altri progetti successivamente, sia nell'area del Fortore che anche in Irpinia. Come dire, lo stesso dialogo costruito con i gruppi locali in Fortore, per esempio, con il gruppo di Scafando, che è questo gruppo di ragazzi che hanno questa agenzia di comunicazione, insomma, è stato secondo me importante. È sempre un processo in cui chiaramente ci si arricchisce a vicenda, perché le comunità locali riguardano il territorio in maniera diversa, per usare un'espressione cara a Franco Cassano, ma allo stesso tempo, o io direi anche lo ascoltano in maniera diversa, cioè pongono attenzione a una dimensione che probabilmente è sottovalutata anche dal punto di vista sensoriale nel rapporto quotidiano che le comunità hanno, ma che anche noi abbiamo con i territori che attraversiamo. E però poi dall'altro lato ci sono delle dinamiche complesse, insomma, per cui lavorare, per esempio, anche nel nostro territorio, qui nel paese in cui vivo, San Martino, io sono tornato quest'anno, l'anno scorso, a lavorare a dei progetti, a curare un progetto, insomma, è un progetto d'arte comunque che non ha a che fare con interferenze in liminaria, ma questo è avvenuto dopo 12 anni che il liminaria ha lasciato San Martino. E questo chiaramente è indice anche di una conflittualità legata ad aspetti relazionali che chiaramente. Insomma, ne parlavo col direttore, con Luis Costa, che è il direttore di un progetto che lavora in maniera un po', diciamo così, simile al nostro nel nord del Portogallo, e lui mi diceva: "Guarda, noi veniamo da questo villaggio che si chiama Nodar, che è nell'area, nella zona di Viseu, nel nord del Portogallo", e mi diceva: "Lì ci sono 40 abitanti, ma anche i 40 abitanti mi hanno contestato qualcosa durante il progetto, no?" Queste sono le dinamiche del Nemo Profeta in patria, insomma. Questo è un aspetto sicuramente del progetto. Un altro aspetto invece che riguarda il fatto che, venendo da fuori, l'elemento, diciamo, esogeno, che comunque crea un dialogo, come dire, anche
un contesto di scambio, di una connessione con le comunità locali, viene percepito invece all'inizio come, diciamo, l'elemento nuovo e quindi connotato in maniera assolutamente positiva. Poi nel corso del tempo invece è un elemento che non appartiene al non viene riconosciuto come appartenente al territorio e quindi in qualche modo viene, diciamo, anche costretto ad andare via, no? Poi, questo c'è, questa c'è. Quindi sulla lunga anche il mancato riconoscimento dell'intervento. Insomma, è un discorso molto complesso quello del rapporto con i territori in cui abbiamo lavorato. In alcuni abbiamo lavorato così poco da non poterli sperimentare queste dinamiche. Però credo che, insomma, chiaro, è una storia questa di conflitti, ma anche di cose molto belle, anche di empatia, di, insomma, di reciproco riconoscimento, di gratitudine, insomma, anche da parte nostra, ovviamente. Meno male. Soprattutto da parte nostra, direi. Ti lasciamo continuare, Ti lasciamo continuare. Sì, io a questo punto vorrei farvi vedere qualcosa, se fosse possibile. Ti prego. Sì. Anche perché, insomma, vi ho parlato di questi video, vi ho parlato, diciamo così, di questi video brevi. Io ve ne proporrei due. Uno, diciamo, che il racconto di Modesto Silvestri, che è un agricoltore con cui noi, insomma, abbiamo in qualche modo costruito un bellissimo rapporto. Un agricoltore che vive a Baselice, quindi nel Fortore, che abbiamo conosciuto durante l'Iminaria, la cui storia abbiamo raccontato attraverso anche dei lavori di podcast, video, e che credo dica cose molto belle anche proprio in relazione all'approccio che noi abbiamo e che condividiamo con lui rispetto al territorio rurale. Quindi ve lo farei vedere adesso. Forse non si sente un audio. Leandro, forse ci devi attivare un audio. Devo attivare? Un ingresso audio potrebbe essere? Perché tu hai ovviamente, sì, l'audio di YouTube attivo, tutto il tuo audio, sì, del computer. Forse sì. Funziona adesso? Adesso sì? Sì, 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 esatto, perfetto. No, forse no. Scusa Leandro, di nuovo non... Sì. Di nuovo? Di nuovo, sì. No, forse mi sono sbagliata io prima, che ho flashato, che si sentiva. Adesso? No. Adesso? Neanche adesso? Adesso va? No. Sentiamo te, ma non sentiamo lui. Quindi non so se sia una questione... Vediamo un po' se riesco a risolvere rapidamente, altrimenti non fa nulla. Vediamo un poco. Sto pensando, tu hai un Mac? Stai usando Mac? Sì, sì, sto pensando se vai al volo su impostazioni generali, sì, e vai su suono o insomma una roba del, sì, genere. Sì, ecco il mio qui. Ah, perché se non ti vediamo come uscì. Ok, e ci dovrebbe essere ingresso e magari, sì, uscita, anzi uscita, perché tu sei in uscita adesso con noi, forse. Vediamo un po'. Adesso va?
No? No. Vabbè, se non ce la facciamo non fa nulla. È che... No, perché lui sembra pazzo, ma in realtà perché ha condiviso con noi la Google Chrome, però non ce ne frega più, Posso abbiamo altre cose, giusto? provare un attimo a vedere se... Vediamo un po'. Dipende da noi, dici? Ma noi abbiamo un unico canale d'ingresso che è quello che è da lui, cioè nel senso. Ah, Facciamo, okay. Scusa, mandaci il link. Mandaci ma il link. invece così, invece come vi mando quelli, Niente questo più là, sfarinato, niente questo più mangimi, niente di niente. Sono... sì, ecco, perfetto, ci siamo. Io a chi li lando a dormire? Ora non vediamo, ora Fanno non notte e giorno, sempre fuori. stai più Lo porto condividendo lo sulla schermo. Inde, facciamo un G-Tour e poi lo metto fuori una Vabbè, tavola. ricondivido lo schermo e forse va adesso. O lo ascoltiamo o lo vediamo praticamente. Adesso? Niente. Ora lo vediamo. Ma non l'ho ascoltato. Non lo sentiamo. Vabbè, vi mando il link e facciamo prima. Eccolo qua. È un Te lo bel... mandi sulla chat? Sì, te Così lo lo mando sulla vediamo chat. tutti Sì, quanti. sì, sì. Un po'. Guarda, ieri eravamo anche le persone Sì. che erano fisicamente presenti, erano in connessioni diverse, con diversi device con la lezione di Sacco. Cioè, stiamo sperimentando delle cose. Allora, eccolo qui che arriva il link. Benissimo. Non so se avete modo di vederlo Sì, lo stiamo vedendo adesso e lo puoi condividere con loro? e ve lo condivido, vediamo se ci Perfetto. forse esiste, magari riesce a funzionare. E facciamo, vabbè, desktop, tanto dovrebbe essere uguale. Io a che lindo dormi. Stanno Voi sentite adesso? notte e giorno, sembra Sì. qua. Lo Ok. porto sulla Inde, facciamo un G-Tour e poi lo metto fuori una tavola. E niente più sfarinate, niente più mangime, niente di niente. E prima sì, perché mi hai fatto pigliare pure la mano che va produce, va produce. Non te ne sento. Si è acchiappato la tubercolosi, gioco da 460 capi, con la giocata del macello, io mi guardavo, proprio strano, quando trasevano proprio in sala dove macellavano. Secondo me se ne sono accorto, perché guardavano tutto a me quando stavo là, capite? E quando ci sono tornato la sera mi pareva un film, e poi giù sta stare lavagando, porca miseria. Ho detto, ora la vota buoni che faccio, passi che va a fare, che non tenevo mai il coraggio da fare. Poco del latte, che faccio buono, eh? Riesce a fare proprio piccole, due forme di caciocavallo all'uiurne. E prima riusciva a fare quasi 50 euro latte all'uiurne. Però non è più producente, perché alla fine io produco 500 litri di latte all'uiurne e va a fuglie come un quaccio, capite? Non ha senso. E va a costringere la vacca che mi va a fare 40 litri, quindi le va a forzare. Le ha forzato proprio allora e me stesso pure, perché non era quello che voleva alla fine. Impegnato, però riesce a trovare più tempo con me stesso e prima male paga a mangiare per tutte cose, perché prima fui talmente concentrato che io a raggiungere per forza l'obiettivo, quindi se aveva fatto forza 5 minuti l'altra mattina, se no non mi trovavo e sfuggiva tutte cose. A 7 mesi allora, essendo quando strappano l'aereo, prima cosa che non l'era persa, queste cose, capito? È un rumore particolare quando si dà l'oro bello. Per me è importante per ogni filo d'erba, capito? A me mi dà fastidio quando la gente. Tutta la superficialità con fuori strada che le piglia ciambe e fa e dice, per me il lasso si lascia che cosa d'eredità figli, ma non eredità economica, che cosa da inde che non si può scattare quei soldi. Allora li sento contenti, pure quando muori va a far bene, forse ce l'ha stata che cosa, se no non le lascio i soldi, sì, ne sento contenti, però che ci ho fatto?
cambiata tantissimo nel rapporto come hanno altri figli con i genitori. Poi ho detto che invece secondo me una cosa sa. Ti tolgo. Sì, sì, sì. Sì, diciamo, questo è uno dei video... Mi sentite, vero? Sì? Sì, sì, sì. Sì. Dicevo, questo è uno dei video, diciamo, che di solito poi realizziamo nel corso di queste immersioni che facciamo, coincidenti con il momento di presentazione di tutto il lavoro dell'anno, una sorta di micro festival che avviene nei territori locali, perché poi fondamentalmente il nostro pubblico sono le comunità locali, sono le comunità rurali dei luoghi in cui lavoriamo. E credo che questo video, diciamo, rappresenti un po' l'essenza anche di Liminaria, di quello che vuole essere Liminaria, dell'idea di ruralità che Liminaria ha, che in qualche modo è legata appunto sulla rivalutazione di certi temi, certi argomenti, la libertà, no? E anche la libertà di alzarsi alle 5 di mattina e andare a governare il bestiame oppure a fare i lavori nei campi, la libertà di riappropriarsi appunto di un tempo che poi non riusciamo a governare invece noi normalmente. E diciamo così, l'aspetto più bello, più interessante di questo progetto è anche poi capacità, come dicevi tu precedentemente, Serena, la possibilità di creare questi incroci, queste intersezioni e anche di rendere l'arte del suono, perché il suono è poi sostanzialmente un elemento che crea infiniti mondi che ognuno di noi nelle singole soggettività riesce ad abitare attraverso la memoria, il ricordo, insomma, il suono è vettore di immaginazione e questo in qualche modo riscrive anche il senso di appartenenza al territorio che hanno le persone, le comunità, al proprio lavoro, la propria giornata. Io ricordo un episodio molto bello nel 2015 quando abbiamo invitato a lavorare questo artista che è Alejandro Corneco, un artista peruviano, sviluppando una ricerca sulla temporalità ciclica nel mondo agricolo in Perù, sulle Ande, e sulla temporalità invece lineare, diciamo così, nella cultura occidentale. E al termine di questo lavoro, in cui Alejandro ha vissuto con una famiglia e un'azienda agricola per diversi giorni, nel momento della presentazione del lavoro, che è avvenuto appunto attraverso proprio una sessione di ascolto dei suoni stessi, la comunità che aveva partecipato al lavoro con Alejandro, alla realizzazione del lavoro stesso con Alejandro, io ho visto nel corso della presentazione gente che si era emozionata al punto da piangere riascoltando questi suoni. E quindi questo credo voglia dire tanto proprio sulle potenzialità che il suono ha di creare reti associative, comunità e senso di appartenenza. Grazie, scusa, ti riprendo un po' su questa questione. Forse ti chiederei di raccontarci un po' di più di questa dimensione pazzesca che avete portato avanti con le residenze, per cui a un certo punto alcuni artisti, magari, che ne so, penso al caso di Morinaga, cioè artisti giapponesi, peruviani o comunque di posti del mondo completamente altri rispetto all'Alta Irpinia,
o il fortore, arrivano e si vivono per settimane, mesi, in alcuni casi ancora più tempo, con una comunità locale con la quale immagino non riescano nemmeno a comunicare in termini linguistici, nel senso che non... però qualcosa nasce evidentemente, no? Cioè... Sì. E ovviamente il linguaggio che permette la traduzione, cioè che consente questa traduzione in questo scambio è il suono. Mi veniva in mente mentre stavi parlando il progetto che abbiamo fatto in Irpina nel 2011, che è Calidri Temporary Orchestra, che è questo progetto in cui appunto Yasuhiro Morinaga è venuto diverse volte in Irpina, quindi la sua residenza è avvenuta in momenti differenti nel 2010, poi è tornato per alcuni mesi nel 2011, e alla fine di questo lavoro di conoscenza del territorio abbiamo pensato di lavorare a questo progetto che appunto consisteva nella creazione di un'orchestra temporanea, ecco la Calidri Temporary Orchestra, in un luogo dove c'è questa forte valenza anche della cultura musicale legata alle bande, le bande di paese e alle canzoni popolari, quindi abbiamo cercato di lavorare anche su questo aspetto, su aspetto un po' più legato proprio al patrimonio etnomusicologico, che non sempre tocchiamo nella nostra ricerca, perché noi lavoriamo sul suono in generale, sui processi di ascolto legati soprattutto all'ambiente. Però in questo caso abbiamo pensato di incrociare questi due campi e quindi chiedendo alla banda della città di Calitri, locale, composta soprattutto da giovani, e al maestro della banda, di lavorare. Le bande di solito lavorano su repertori standard, che sono, che ne so, delle opere oppure delle composizioni musicali che vengono suonate nelle feste, per cui le bande vengono scritturate, no? per formare questi brani. Abbiamo proposto loro la sfida invece di riscrivere le canzoni della loro tradizione legata per esempio al lavoro nei campi o le canzoni di osteria. Quindi loro le hanno riscritte e le hanno suonate in una performance che hanno svolto insieme a Yasuhiro, in cui Yasuhiro proponeva i suoi suoni, diciamo così, ambientali, registrati, che ne so, immerso nella natura dell'Ofanto, oppure sulle alture di Gairano, o i suoni di conversazioni con la popolazione locale, e quindi... Diciamo così, le due controparti erano da una parte l'orchestra e quindi canzoni popolari della tradizione, dall'altra Yasuhiro, reinterpretazione attraverso il filtro della sua sensibilità e della sua cultura, dei suoni ambientali dell'Irpinia, della sua esperienza, della sua costruzione uditiva, insomma, in qualche modo sensoriale, realizzata nel corso della sua attraversamento dell'Irpinia stessa. E quindi è stato molto bello, diciamo, in qualche modo, per rispondere alla tua domanda, poi riflettere sul fatto che è il suono l'elemento che permette la comunicazione, la relazione, la connessione tra persone che vengono da realtà diverse. Forse anche tra non persone. Ieri è uscito un po' il tema dell'arte per il non umano, sì. No? E ripensavo sì un po' a questo tema del raccogliere i suoni ambientali, dell'ofanto, dei fiumi, delle componenti, diciamo, non antropiche del territorio, ma anche... Mi ricordo, forse nel tuo libro parlavi della raccolta del suono, quel lavoro sui gamberetti, sui gamberi, aiuta. Quello è un lavoro fatto da Jana Winderen, che è un'artista che lavora sul field recording, che lavora anche sugli insetti. Però noi abbiamo fatto un progetto proprio durante il Liminale nel 2015 con Angus Carlyle e Chiara Caterina, sull'esplorazione della dimensione sonora non umana al limite, nell'intersezione, la soglia tra il giorno e la notte,
nei campi del fortore, no? Riflettendo su questa cosa, lì c'era questa metafora molto bella, che loro hanno utilizzato delle pale eoliche come orologi, no? Orologi che segnano lo scorrere del tempo, in qualche modo segnano anche l'ingresso della dimensione notturna, in cui, diciamo, l'elemento umano viene in secondo piano, abbandona, diciamo così, il proscenio e invece si immerge in un mondo sonoro totalmente altro, in cui il dominio appunto è quella della componente non umana, degli animali, degli insetti, dei microsuoni all'interno delle distese di grano che popolano questi paesaggi meravigliosi, astratti, delle colline fortorine, e quindi quello era un lavoro molto molto interessante. Poi è stato, da quel lavoro è stato anche ricavato insomma, un'opera audiovisiva che si chiamava Into the Outside, che poi è stata presentata come lavoro proprio prodotto da Angus e Chiara all'Iminaria e poi in altri festival successivamente. Into the Outside, scusa. Sì. Into the Outside, che adesso credo abbia avuto Into the Outside, stavo controllando perché in realtà, e questo vi mando il riferimento, Angus aveva pensato a un cambio di titolo per il lavoro, però insomma è rimasto quello, mi pare. E questa è la pagina del sito di Angus dove... Ok, grazie. Mm-hmm. Tanto Chiara commenta molto selvatico questo limite sonoro tra giorno e... Sì, è molto bello anche la riflessione che abbiamo fatto, ve la volevo proporre per completare il discorso, che ho fatto con Gianfilippo Mignogna, che è il sindaco di Biccari, che è un borgo del subappennino Dauno, e durante la presentazione del mio libro a Colle Sannita, in un paesino del Fortore, due o tre anni fa, lui ha usato questa metafora molto bella, ha detto, io parlando poi delle strategie per le aree interne, degli indicatori che riguardano anche poi l'attribuzione dei fondi, diceva questo: io non mi ritengo il sindaco di un paese di 3.000, di 4.000 abitanti, ma mi ritengo il sindaco di un paese di 3.000, 4.000 abitanti, ma anche, non lo so, di 100.000 alberi, di 10.000 animali. Cioè, voglio dire, la comunità è anche quello e soprattutto quello, e non è soltanto una questione appunto di demografica legata alla popolazione umana, ecco. E a chi ha la residenza, tema che continua a tornare. Abbiamo forse qualche minuto per delle domande, dopodiché forse farai... Noi abbiamo poi successivamente la seconda parte della mattinata e se riusciamo a finire in tempo ci concediamo una pausa. Tutti stesi. Sabato mattina c'è questo momento di difficoltà. Altrimenti vi propongo un altro video, però. È una minaccia. No, io ve lo proporrei anche perché è breve, soprattutto perché, diciamo, è molto, come dire, molto... è indicativo anche del tipo di pratica che noi sviluppiamo con gli artisti all'interno delle comunità durante i nostri progetti. E anche questo, diciamo, si include l'elemento non umano. Aspetta che non ho messo la condivisione di schermo. Dove stiamo? Qui...
Quello che ci propone YouTube sì. Dopo questi video è sempre avevamo un tipo che andava in moto, vabbè. E l'algoritmo è impazzito. Vabbè. È quello che associa a base. Dicevo, sì, insomma, volevo giusto... lo vedi, l'algoritmo va decostruito pure quello, perché ci dà una visione folcloristica della ruralità e non va bene. Allora, dicevo, niente, che questo lavoro realizzato durante l'edizione 2016 di Liminare a Montefalcone di Valfortore, realizzato da Miguel Isaza e David Velez, artisti colombiani, Fernando Godoy, cileno, è una sorta, si chiama Passaggi di Tempo, ed è una sorta di processione sonora di abitanti del luogo, animali, insomma, è in qualche modo producendo suoni e ripercorrendo le strade del paese, mentre contemporaneamente c'è questo concerto di campane, avete visto Nicola Marucci, che è l'ultimo dei campanari di Montefalcone di Valfortore, perché insomma è già andato in pensione, non nessuno più svolgerà questo mestiere a Montefalcone, quindi è l'ultimo della stirpe dei campanari, e questo contemporaneamente, quindi questo suono di campane diventa tutto ciò, sostanzialmente una processione, un movimento di rioccupazione del paesaggio sonoro del proprio paese da parte della comunità, e quindi insomma è credo uno dei lavori più rappresentativi di dell'approccio di Liminaria, dell'idea stessa che Liminaria ha di relazione con la comunità e di paesaggio sonoro. La comunità che comunque mi sembrava ben contenta di partecipare, insomma, cioè non è scontato. Sì, abbiamo tentato anche con le pecore, però non è stato possibile proprio logisticamente portarle, ma... Non ero d'accordo loro. Sì, no, vabbè, però c'erano dei cavalli, c'erano degli asini, insomma, la... Fantastico. Senti, ultimissima domanda che ti faccio. Il testo del manifesto... Non è leggibile ancora. Certo, vi linko il sito. Ok. Vi linko su. Questo è il sito della mostra. Tra l'altro, la cosa interessante della mostra australiana, la cosa interessante è che ci trovate anche parte della mostra sonora che abbiamo tenuto a Melbourne. Quindi è navigabile, potete ascoltare i lavori e quindi ci sono anche le descrizioni in italiano e in inglese, scaricare il testo del manifesto, per ora solo in italiano e in inglese perché stiamo raccogliendo le altre traduzioni, ma presto insomma aggiungeremo anche le traduzioni di cui vi parlavo prima. Ce lo faremo bastare in italiano e in inglese, no? Ma era, insomma, per me veramente vi chiedo di leggerlo tutti, perché secondo me è una degna conclusione un po' di questo anche piccolo percorso che abbiamo fatto noi, anche rispetto a tutte le problematiche che abbiamo visto nascere rispetto al periodo Covid, no? Vabbè, Leandro, con te ne abbiamo parlato tante volte di questa nuova retorica delle aree interne, della ruralità, scappiamo tutti verso la campagna, sempre vista come un luogo, no, questo rurale che comunque deve ospitare delle funzioni, deve rispondere a dei bisogni che vengono comunque dalla città. Da un diventa modo. Un'estensione della comfort zone della città, sostanzialmente. Esattamente, no? E quindi però abbiamo sempre quest'idea, sempre molto molto superficiale, tra il... un selvatico quasi pittoresco da una parte, dall'altra quest'idea di un folcloristico rassicurante, no? Nelle tradizioni locali e così via. Invece secondo me il vostro manifesto è molto importante, perché appunto prova a fare
un po' uno scarto rispetto a questa retorica, a dire guardate che qui si produce innovazione, qui stiamo producendo qualcosa che non solo voi in città non state facendo, ma che è nuova anche per noi, è nuova appunto nei processi globali che citavi prima. E quindi insomma un po' di speranza che ci regali dopo questi weekend anche di, insomma, critica feroce. Quello sempre. Va bene. La nostra speranza è legata all'immaginazione. Che è uscita anche ieri, sì, no, infatti secondo me sia alla base del rinascimento, diciamo, nella nostra, di quello che vediamo,